Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi andiamo a analizzare l'ultima collection uscita in 2K22 My Team, quella che dovrebbe chiudere la season 4 per avviarci poi alla season 5. In realtà la collezione era già uscita, hanno poi aggiunto ieri queste carte che sono praticamente i giocatori che si sono più fatti valere durante l'All-Star Game. Prima di andare a vedere queste carte, come solito vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di mettere like se questi contenuti vi possono piacere. Allora, perché ho deciso di fare questa review? Perché comunque sono uscite delle carte che la maggior parte già esistevano nel gioco. Sono quindi un upgrade, per esempio Steph Curry, Darius Garland, Karl Anthony Towns, che maledetta la miseria, io me l'ho comprato il giorno prima, mi sono comprato la limited, la versione limited, e niente, e l'ho presa in quel posto perché poi il mercato è crollato. E volevo parlare anche di questo, del super crash che c'è stato con questa collezione, dato dal fatto che i pacchetti contenevano i primi tre Dark Matter, Kobe Bryant, McGrady e Westbrook, e questo ha portato le persone a spacchettare in una maniera incredibile e indecorosa che anche gli opali, la maggior parte, si trovano al compra ora. Oltre ad analizzare le carte, signori, sono andato anche a vedermi nel mercato i prezzi, in modo da darvi puntualmente anche il valore delle carte. Quindi partiamo da questo. Partiamo da Steph Curry, che ho preso sia il prezzo di questa nuova carta, sia il prezzo della carta uscita a Natale, la versione 75 e la versione, adesso non mi ricordo la collection, però quella che ci sono le lucine di Natale. E allora, il Curry Old, chiamiamolo, sta sui 90-95k, quindi è andato al compra ora, grazie sempre allo spacchettamento incredibile di questa collezione. Il Curry attuale, questo qui, mi è comparso anche lui al compra ora a 100k, comunque si prende anche all'asta tra i 100 e i 110. Poi passiamo a Garland, che vabbè, sta nettamente al compra ora, 24k. Questo è dovuto anche al fatto che Garland c'era stato regalato nella versione Big Diamond, che poi andiamo ad analizzare. Mobley, una carta molto interessante, era presente l'ametista, sempre con la collezione di Natale, si trova in base sui 120-140k, e c'è un abisso, ho visto, tra il Mobley, diciamo, chiamiamolo vergine, e quello con scarpe contratto, perché quello addirittura arriva a 220k, 230, roba folle comunque, perché comunque mettere le scarpe e il contratto non penso che vadi a farti spendere più di 100k, quindi io vi consiglio, in caso, di prendere quello base e poi in caso gli mettete contratto, scarpe eccetera, oppure aspettate un po' che scenda di prezzo. Jared Allen sta a 44k. Questa è una carta, diciamo, speciale, nuova, perché non mi pare che c'erano altre carte interessanti, perlomeno usabili, di lui. Karl Anthony Towns, che io ho avuto, come dicevo, la brillante idea di comprarlo la sera prima, ovvero domenica sera, è sceso drasticamente. Sia lui che quello vecchio si trovano sui 100-110k. Obi Toppin aveva già una carta speciale, ma personalmente non era niente di che. Comunque lui sta sui 25k. Kate Cunningham, che purtroppo non l'hanno messo nella posizione playmaker, quindi per me è già una bella pecca, si trova sui 13-14k. Precious Achiuwa 7k e Tate 5k. Allora, andiamo però al clou di questo video, ovvero io volevo confrontarvi un po' questi giocatori con quelli già esistenti. Per esempio, confrontiamo Steph Curry All-Star Moments con il 75esimo. Allora, come vediamo, abbiamo un più uno sulla difesa, che poi andiamo a vedere in dettaglio sotto. Questo qua ha le zone calde ovunque. I badge ne ha due in più per quanto riguarda i badge off. I badge invece oro sono i medesimi. Allora, andiamo a vedere le statistiche, come sono cambiate. Praticamente gli è stato aggiunto un più 4 e un più 1 tra tiro nella media e tiro da 3, quindi vabbè, cambia relativamente poco, perché comunque anche l'altro Steph aveva dei valori altissimi. Gli è stato aggiunto un draw full più 2, niente di che. Un più 1 su velocità, accelerazione verticale. Difesa interna 72, questo potrebbe essere un bel upgrade, anche se per un playmaker non è che serve tantissimo la difesa interna. Lateral Queen, quickness un più 2, block più 11, vabbè, ma non è che andiamo a stoppare con Steph. Velocità con la palla un più 1, passaggio visione più 1, ok. Gli sono stati aumentati i rimbalzi, quindi offensive rebound e defensive, questi forse, soprattutto l'offensive, un più 16, tanta roba.
Comunque abbiamo in generale un più 57 sulla media totale. Diciamo che è una carta che comunque è stata upgradata, ma assomiglia molto all'altra. Per quanto riguarda i badge, gli sono stati aggiunti Catch and Shooter, Corner Specialist, Hall of Fame, e gioca duro e difensore instancabile. Altra roba, no. Le animazioni dovrebbero essere le medesime. Sì. Ok, quindi in linea di massima diciamo che queste due carte più o meno sono simili, cioè poco di più. Ma in realtà credo che tutte le carte che vedremo saranno più o meno simili. Grazie però a questa uscita, Steph Curry è crollato nel mercato, come dicevo, e quindi è più accessibile a tutti. Quindi se siete dei fanboy potete andarvelo a prendere, perché chi è che non è fanboy di Steph Curry? Penso tutti. Anche se è una carta che non è prettamente meta per il suo body type e per le sue, diciamo, animazioni nel dribbling, che non è proprio tutto sto granché. Io l'avevo provato, raga, questo qui, l'avevo proprio questo qui, 75esimo, addirittura con più badge, mi sembra 20 badge in più, cioè 20 badge totali, quindi c'aveva 6 badge in più e anche qualche in più di oro. Non l'ho portato nel canale perché comunque ci ho giocato poco, tipo una settimana, e poi l'ho venduto perché non è il giocatore che fa per me. Allora andiamo in fila, passiamo a Darius Garland, che ci sarà veramente poco da dire su questa carta. Darius Garland che ci è stato regalato con gli obiettivi di chi era questi, di Booker, quindi è un leggero upgrade di quella carta e si sono stati aumentati 5 badge Hall of Fame. Andiamo a vedere direttamente le statistiche, più 1, più 1, più 1, più 3, draw 4, più o meno stessi upgrade che sono stati fatti a Steph Curry, più o meno i rimbalzi, vedete. Vediamo i badge, gli è stato aggiunto blinders, set shooter minaccia, poi qua comunque gli sono stati aggiunti parecchi badge off per quanto riguarda il playmaking. Allora, lui è una carta molto interessante. Il problema di Darius Garland è che è molto basso, perché se no a livello di animazioni, infatti mi ricordavo bene, c'ha le stesse animazioni per esempio nel rilascio di Damian Lillard, che è un giocatore per me clamoroso, che io ancora utilizzo perché mi piace molto, è molto divertente. Non sarà, sto parlando di Lillard, non sarà proprio la carta meta, però regà, è veramente veramente forte. E Darius Garland è un mini Lillard, secondo me mini Lillard, perché comunque è ancora più basso e quindi non in meta. Comunque carta molto divertente, io non ve lo consiglio di comprarlo perché tanto ci avete la versione gratuita che è praticamente identica, però volendo, se volete comprarlo, 24k è vostro. Poi passiamo al pezzo clou, secondo me una delle carte più interessanti di questa collection che sono state aggiunte, ovvero Evan Mobley, di cui avevamo l'ametista, che però non sarà per niente paragonabile. Infatti, come vedete, i badge off sono molto molto di più, badge oro di meno, ma penso perché ci sarà qualcuno di questi che sono diventati off. Le zone calde più o meno sono le stesse, gli è stata aggiunta la parte centrale e vabbè, questo è veramente un ottimo upgrade dalla carta ametista, che era veramente rotta, soprattutto da far giocare centro, non alla grande. E ok, gli hanno aumentato il tiro da 3, manco tanto, un più 3, uno shot mid più 4, shot close più 2, free throw più 7, driving layup più 6, draw full più 4. Gli hanno aumentato le steal, la steal, raga, è stata veramente upgradata, più 26, la forza più 12, speed accelerazione più o meno stiamo lì, perimetro 7, cioè raga, questa è una bella carta secondo me, eh? Una bellissima bellissima carta. Vediamo un attimo i badge, più 1 sul rise up. Gli è stato aggiunto giustamente limited spot up, visto il canestro che ha fatto a centrocampo, che ha chiuso la gara delle skill allo Star Game. Set shooter, catch and shoot, specialista dal corner, dall'angolo. A livello difensivo, tanta roba, gli sono stati upgradati, diciamo, i badge più importanti della difesa, come tenaglie, come interceptor, intimidatore, minaccia, poco stick, difensore instancabile, ankle breakers, spezzacaviglie, tanta tanta roba. Peccato che non ha rim protector. Questo magari se ce l'avete potete anche metterglielo, sniper per esempio ce l'ha già oro, mentre l'altro io mi ricordo che gliel'avevo messo per renderlo veramente rotto. Poi per quanto riguarda il playmaking, vabbè, poca roba, perché tanto non è, è un centro o al massimo un'ala grande. Per quanto riguarda le animazioni, gli sono state lasciate le solite, il rilascio non era proprio così semplice, però con cecchino oro è un bel buggatone. Il signor Mobley si trova dai 120-140k perlomeno, quello che ho visto poco fa.
sul mercato. Quindi ragazzi, se vi serve un centro o volendo anche un'ala grande, lo farei giocare più da centro. Questa è veramente una bella bella carta. Passiamo al buon Jarrett Allen, che non aveva carte diciamo usabili, perché ci sono solo il set base e lead check, come vedete, quindi lo analizzeremo così come viene. Allora, è un centro ala grande, tiro da 3, 82, insomma, forza 90, stamina 92. Secondo me questa è una carta molto molto difensiva, infatti anche i badge, abbiamo quasi tutti i badge difensivi. Questo per me, io direi a mani basse, se lo volete fatelo giocare da centro. Non so, il rilascio, cioè il rilascio di Jason Richardson che non ho provato, quindi non vi so dire se è un buon rilascio. Saddiq Bey, non mi viene in mente giocatori che ho provato con questo rilascio. Comunque sia, carta carina, carta carina. Oddio, centro per modo di, perché è un 6-11, non è proprio altissimo, 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 però ha tutti badge molto importanti in difesa, come vedete, e sta a 44k questo. Fateci un pensierino, non è il giocatore che vi svolta, perché comunque da centro ci sono giocatori secondo me migliori, uno tra tanti è Porzingis, quindi, che più o meno sta a quelle cifre. Oppure se avete Yao Ming, tenetevi Yao Ming, perché è una bestia clamorosa. Passiamo al buon Karl-Anthony Towns, che dovrebbe cambiare poco da il Limited, che però pure questo è stato compromesso a livello di mercato, perché per l'appunto si trovano più o meno sui 100-110k. Non sono ancora al compra ora, ma secondo me potrebbero pure andarci, vedremo nei prossimi giorni. Zone calde identiche, ha un badge of fame in più e 4 badge oro in più. Gli è stato aumentato il tiro da 3, probabilmente perché ha vinto la gara dei tiri, infatti gli è stato aumentato solo quello a livello di statistica. I badge, gli è stato aggiunto blinders, chef, triple da circo, clutch shooter, difficult shot, perché proprio sempre per lo stesso motivo per il quale ha vinto la gara dai 3 punti, e nient'altro. Quindi pure questa, regà, è una carta molto molto simile all'altra. Visto che sta allo stesso prezzo, a questo punto io vi consiglio di prendere, se lo volete, di prendere la versione NBA All-Star, dite grazie al cazzo, e vabbè, comunque era per confermarvi che comunque a sto punto, visto che costano più o meno uguali, vi fate direttamente lo Star Moments e buonanotte, e il Limited Edition 3 lo salutiamo. Poi, per finire, Obi Toppin, poi magari vediamo pure un attimo Kate Cunningham, ma quelli di Diamante Rosa, ragazzi, c'è poco da dire secondo me. Toppin, che aveva già un'altra carta, ovvero questa, versione Hunt for Glory Soaring. Zone calde identiche, c'ha, no, c'ha più diciamo lo spicchio interno dell'area, per il resto l'esterno è uguale. Bell upgrade pure qui, perché abbiamo 15 badge off contro 1 e 28 oro contro 35, che però probabilmente alcuni di questi saranno passati off. Per quanto riguarda le statistiche, gli è stato alzato shot close a più 3, shot mid a più 2, offensive consisted più 5, tiro da 3 è rimasto uguale. Gli sono state aumentate giustamente per modo di dire tutto il comparto della schiacciata, per l'appunto perché ha vinto le gare delle schiacciate, un po' come Towns, che gli è stato aggiunto il tiro da 3, la verticale più 3, gli sono state aumentate un po' difesa interna e difesa perimetrale più 2 più 2, lateral quickness più 2 e steal più 3, visione dei passaggi più 18 e basta, niente di che. Vediamo i badge, immaginavo, gli sono stati messi praticamente tutti i badge alla conclusione, quindi all'attacco al ferro, quindi schiacciate, roba varia. Posterizzatore tra l'altro già l'aveva prima. Poi ok, gli sono stati messi badge nuovi a livello di oro. A livello di tiro gli è stato aggiunto set shooter, specialista dall'angolo e catch and shoot. E livello difensivo, poco stick, tutto oro, raga, non è una carta secondo me di quelle importanti, anche se gli è stato messo pure partenza rapida, Hall of Fame, che è un ottimo badge. PFC, Power Forward centro, questo regà può giocare secondo me solo da Power Forward, ma non è tutto sto granché. E sta a 25k, quindi se siete anche in questo caso dei fanboy potete prenderlo a poco. Io non parlerei di Ajuwa e di Tate, perché comunque sono carte un po' così. Spenderei due parole su Kate Cunningham, che era uscito a inizio gioco nella versione Colossal, anche inizio gioco era una guardia e una la piccola. Io in realtà
facendo uscire una carta così l'avrei fatto playmaker. Comunque beh, qui bella upgrade, perché comunque è chiaro, da inizio gioco ad ora è normale, anche se manco tanto, perché vabbè, 10 off e 43 oro, gli è stato aumentato il tiro da 3 di più 11, shot close di più 11, shot mid più 7, driving layup più 5, draw full più 8, post move eccetera, beh, bella upgrade. La velocità, accelerazione verticale un più 5, stamina più 5, hustle più 10, difesa interna più 10, anche non è molto interessante. Difesa perimetrale, che è quella, cioè oddio, è interessante anche la difesa interna, visto che è un'ala piccola. Però questo, ragazzi, se lo comprate, fatelo giocare a guardia. E anche guardia non è tutto sto granché, anche per il fatto che c'è la difesa perimetrale più 86, anche se con Steph Curry allenatore potrebbe andare a 80, a 90. Più la scarpetta potete arrivare a 94, quindi un po' si salva, eh? Si salva un po'. Chiaro che ci sono carte migliori di questa, sicuramente. Uno fra tutti è Kawhi Leonard, che non sta al prezzo di Kate Cunningham, che lo trovate sui 13-14k. Kawhi Leonard sta sui 50, penso 60k, pure lui è sceso tantissimo. E quella è, secondo me, la guardia lock per eccellenza, quella che utilizzo io. E poi è stato aumentato lo speed with ball, ball handle, passing accuracy. Comunque penso che sia alla fine una bella carta carina, eh? Niente da dire. Ripeto, chiaro che a questo punto del gioco ci sono carte altamente superiori. Per quanto riguarda i badge, vabbè, senza che stiamo a fare il confronto, perché tanto è una carta, l'altra, che è uscita a inizio anno, quindi è normale che ha un fottio di badge in più. Vediamo quelli più importanti. Vabbè, gli è stato messo dettagli, cecchino, tiratore a ritmo, tiri difficili, catch shooter, catch and shoot. Poi per quanto riguarda l'oro, anche chef, blinders, macchina verde, specialista al corner, limita spot up, Lucky No 7, praticamente a tutti più o meno i badge del tiro, tranne triple da circo, oro, perché poi vabbè, Hall of Fame, comunque al cecchino e tiratore sceldo, che sono ottimi per fare green, per fare canestro anche se non si fa green. Per quanto riguarda il playmaking, non ha niente di che, infatti non ha nemmeno partenza rapida Hall of Fame, non ce l'ha proprio partenza rapida, ah no, eccola qui, quick first step, ok. E diciamo che è una carta carina, tenaglie oro soltanto, quindi l'accettatore oro, diciamo, vabbè, è una carta giustamente che vale 14k. E pure qui, se siete dei fanboy, dovreste badgiarla un po' per renderla utilizzabile, rigorosamente da usare come guardia. Signori, per gli altri io penso che non ci sia nulla da dire su Precious e Ajiwa. Dai, sono carte veramente di basso profilo, che si trovano Ajiwa a 7k e Tate a 5k, quindi potete immaginare il loro valore. Quindi questa, diciamo, review finale della Season 4 finisce qui con l'ultima collection. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi contenuti. Noi sicuramente torneremo con un video con tutte le novità della Season 5, e probabilmente venerdì, all'uscita della Season verso le 18, mi trovate live su Twitch, che ho il link in descrizione per il canale, quindi in caso passate a farmi un saluto e analizzeremo le carte sicuramente nuove e tutti i nuovi obiettivi della Season 5, anche insieme agli altri ragazzi del gruppo My Team, che comunque vi lascio in descrizione. Siamo tipo 100, più o meno 100 membri, e niente, ci divertiamo, diamo aiuti eccetera eccetera, come ho già detto in altri video. E niente, bella lì ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo appunto venerdì su Twitch, e poi con il video recap, penso, della live qua, con tutte le novità della Season 5.